e ringrazio i giovani democratici di Pisa, e con cui fa molto piacere discutere. Ringrazio molto sia Alessandro Volpi che Paolo Fontanelli, ho riempito tre fogli di appunti e ne farò senz'altro buon tesoro. Intanto un punto credo vada all'attivo di questo libro. Questo è un libro politico, non usa più, perché i politici scrivono libri, ma in genere ci mettono il giorno che ha cambiato la mia vita, l'incontro che mi ha cambiato le prospettive e così via. Ammettete che questo è un libro spiccatamente politico, che poi è anche un omaggio a quella dignità della politica che vorremmo cercare di riprendere. Qualcuno dice che il libro andrebbe letto dal fondo, perché nel fondo che cosa c'è? C'è un'appendice iconografica, cioè tutti i simboli che abbiamo cambiato in questi 20 anni. E qualcuno mi ha detto forse questo è ancora più graffiante, ancora più, diciamo così, espressivo delle parole che hai scritto, perché in effetti si vede quello che è la situazione attuale. Sapete che il gruppo parlamentare col nome più vecchio in questo momento in Parlamento è la Lega Nord, e a suo modo Berlusconi il tema libertà, libertà, libertà ha fatto percorrere noi fra Unioni, Ulivi, Socialdemocrazia, appunto ne abbiamo fatte un po' di tutti i colori. Allora io mi sono messo a riflettere su questi 20 anni che passeranno alla storia, ahimè, come il ventennio berlusconiano, ci piaccia o no, per mettere in luce un punto, ma non per masochismo, per prendere lo slancio per il presente e per il futuro. Noi siamo pieni di ottimi libri che ci spiegano come Berlusconi abbia vinto perché abbiamo trascurato il conflitto di interessi, come abbia vinto perché aveva più soldi degli altri, come abbia vinto perché aveva tutte le visioni degli altri, ma ragionamenti un po' approfonditi su per caso abbiamo fatto qualche errore anche noi, onestamente non ce n'è molti a giro. E io ho cercato di farlo, e grazie a Alessandro Volpi che ha colto questo spirito, non con quello che ha sempre avuto ragione e adesso si mette fuori, ma con uno spirito interno a questo, e vedere se da questi errori si poteva prendere lo slancio per ripartire. Probabilmente forse oggi è un giorno particolarmente appropriato per parlarne, se è vero come è vero che insomma degli scricchioli, ora facciamo gli scongiuri, degli scricchioli sembrano verificarsi in questo ventennio berlusconiano. Il punto fondamentale da cui si parte è che nel 1994 Berlusconi interpreta il sistema maggioritario, noi che sulla carta avremmo potuto avere tra progressisti e centro più voti di Berlusconi, gli diamo il paese. È vero che dura poco, però intanto lui diventa presidente del Consiglio sfatando il Consiglio di Interessi. AN, col tanto del repubblichino Tremaglia, entra al governo, la Lega entra per prima volta al governo. Quindi anche se il governo 94 dura poco, è un governo che lascia degli effetti di lungo periodo nella politica italiana. E quindi certamente, almeno col senno di poi, avendo un buon governo che era Ciampi, se non avevamo avuto il tempo di fare un accordo fra la sinistra e il centro, ci si poteva prendere un anno o due di più, ma arrivarci. Forse ancora peggio, forse il PDS non doveva uscire dal governo Ciampi. Anche perché sulle famose tre autorizzazioni a procedere verso Craxi non era comunque passata, quindi vuole dire, ho l'impressione che abbiano giocato altri fattori, ma insomma non voglio mettere nelle luce. Poi io, ha ragione Paolo, non do a Prodi il torto di avere sbagliato nel 2006 dichiarando una vittoria che non c'era. Poi in realtà Prodi era condizionatissimo, ha fatto una battuta cattiva, ma insomma è vero, doveva portare al Senato Marini quando era chiaro che al Senato aveva cercato un presidente decente, che allargasse, diciamo così, il fatto istituzionale e non irrigidisse la situazione. Un presidente decente si poteva anche trovare, insomma, se volete faccio anche qualche nome, ma insomma non vale la pena di farlo evidentemente. Il punto, diciamo così, però, che io ho dato atto all'onore delle armi a Prodi, anche se non condivido, è che Prodi ha sempre avuto un'idea in testa, cioè che fosse matura la possibilità di mettere in un solo partito, diciamo il cattolicesimo dossettiano, vogliamo dare questo nome, insomma la sinistra di C, chiamiamola, cioè vari modi forse più esatti di chiamarlo, con quello che restava del Partito Comunista o quello che restava della tradizione socialista. Secondo me invece il gruppo dirigente ex PC DS ha oscillato fra accettare questo o costruire un partito socialdemocratico. E quando si oscilla alla fine si è sempre torto, perché per quanto possa essere giusto o sbagliata, una strategia alla fine è sempre premiata. Dove è il punto debole di Prodi? Che adesso avete visto, si cerca la Repubblica, cerca di un pochino di riciclare. Dove è il punto debole? Prodi aveva ragione nel dire che era superato l'Ottocento. Cioè socialisti, lotta di classe e cattolici, questo era passato.
Aveva ragione a dire che era passato il Novecento. Don Camillo e Peppone in fondo avevano lo stesso riferimento sociale, ma erano divisi dall'Unione Sovietica, dalla scomunica dei comunisti, dal XII. Anche questo è archeologia, finito. Non ha afferrato un punto, che nel XXI secolo si manifestavano contraddizioni diverse, come si nasce, come si muore, il limite alla ricerca scientifica, le cellule staminali, il ruolo della donna e così via. E su questo non è che l'avessimo deciso noi, ma era un fatto. Nel momento in cui dicevi il nostro partito ha anche i cattolici, non potevi prescindere da una qualche appeasement con la Chiesa cattolica, che però era Ruini, non era locale. E allora il mio libro documenta anche alcune cose che hanno avuto dei peggioramenti nel frattempo. Quando viene dato il PD l'incarico di relatrice sulla pillola del giorno dopo a Dorina Bianchi, che oggi è impredicato, pare, per passare a Berlusconi. Allora, qual è il punto? Io il governo, per fare un governo il 51% faccio i compromessi. Domani li faccio con Casini, li farò con... Ma un partito, se si vuole organizzare, deve parlare ai valori, perché se propone a dei giovani un compromesso di valori, non tira, non è trainante. Allora, da questo punto di vista, Prodi, a cui io do questo onore delle armi, aveva sottovalutato il peso non di cose antiche, quando c'era l'asino che era anticlericale, il socialismo, questa è roba passata, le cose moderne, cioè a dire i problemi su cui Obama era avanti 20 miglia. Quando si è detto noi si fa un partito come Obama, fosse stato vero, il problema è che era un partito compromissorio con un cattolicesimo italiano, è stato un grande cruccio. Io ho avuto poche conversazioni a quattro occhi, diciamo, fuori dalle righe con Prodi, ma una la posso raccontare. Lui era veramente dispiaciuto perché Ruini credo che avesse passato a cresima i suoi figlioli, insomma avevano un rapporto personale. Era veramente in crisi per questa lotta senza quartiere che gli veniva fatta dalla Chiesa italiana, e però questo è stato il punto su cui secondo me è andato un po' in crisi il Partito Democratico, perché, come ripeto, per un governo fai anche dei compromessi, la gente capisce, non è il 51%, ma un partito che si vuole organizzare deve proporre dei valori. Il secondo punto è il fatto sociale, il lavoro. Noi socialisti ai tempi dei tempi avevamo solo il 14%, però avevamo la maggioranza di lui, con Carniti la segreteria della CISL e una corrente importante, ma importante davvero, della CGL. Ma com'è possibile che si costituisce il partito che vuole essere egemone della sinistra o del centro-sinistra e non ha un sindacato, non ha un rapporto? Perché il rapporto tra CGL nasce come nasce, CISL e UIL mi sembra abbiano preso altri lidi, come devo dire, e non è possibile che il partito della sinistra, perché allora succede quello che è successo. Non è, ormai sono cose provate dai politologi, cioè che iscritti alla FIUM, non solo alla CGL, al nord possono votare la Lega, perché hai perso questo rapporto. Da questo punto di vista credo che la frettolosità ci sia, e ci sia, e ci sia tutto. Come nel campo della Costituzione noi abbiamo scimmiottato la Lega, autocritica naturalmente, facendo il titolo quinto della Costituzione, Paolo mi è maestro in queste cose, ha creato una torsione istituzionale francamente dura, difficile, non ha tolto il terreno sotto i piedi alla Lega e ha creato una torsione istituzionale effettivamente di quelle forti, perché io credo che uno dei compiti di una sinistra moderna, uno di slogan che lancia lei, sarebbe anche ricostruire lo Stato, perché andare avanti verso il federalismo non significa non avere uno Stato che esiste. Questo Stato dovremmo ricostruirlo da varie macerie, veramente lo Stato in questo momento è in macerie. E quindi